Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi faremo la terza parte della prima lezione dedicata al disegno. Oggi creeremo un bozzetto su tela, non più su carta ma su tela. Prepareremo la struttura per la pittura a olio. Per il momento in questa lezione faremo la struttura. Poi vedrete con un metodo mio personale ai punti. Cercheremo di capire anche dove lasciare gli spazi che sono superflui perché il colore a olio sovrasterà la matita, quindi dovremo stare molto, molto leggeri e vediamo un attimo come strutturarla prima di tutto. Di che cosa abbiamo bisogno? Sempre della matita, una matita HB2 o quello che è, HB3, e una gomma, una stecca e una tela. La tela, vedete anche in questa, io ho fatto una figura, un'immagine 50x50, quindi una tela cotonata, le trovate da qualsiasi parte. Io spero che mi seguirete attentamente come sempre. In questo video, sotto questo video, vi lascerò ancora l'immagine della modella e l'immagine del lavoro fatto, dello schizzo fatto del bozzetto. Io in tre corsi ho cambiato sempre, in queste tre lezioni, scusate, ho cambiato sempre la modella. Ho cercato di creare sempre un attimino più complicata, l'immagine. Però alla fine le strutture sono sempre quelle, dovete esercitarvi tantissimo e sicuramente piano piano ce la farete. Su questo corso, poi finito il bozzetto, ci saranno varie lezioni, riguardanti i colori, le sfumature e quindi ci sarà molto da fare. Prima di continuare, vi elenco il materiale, colori, pennelli, eccetera, quello che serve per poi dipingere a olio. Vi farò un video dei colori, adesso dell'immagine dei colori che uso, ma anche sotto questo video vi farò una lista dettagliata così voi potete anche averla sotto mano. Ecco, i colori io uso il classico della Maineri e praticamente sono questi: un bianco di zinco, poi un violetto permanente medio, un cadmio giallo, ocra d'oro, potete usare anche la terra di Siena naturale, io mi trovo meglio con l'ocra d'oro, un rosso di cadmio chiaro, un oltremare chiaro, un blu, un celeste, un verde vescica, un permanente chiaro verde, un nero d'avorio o nero vite, come volete, una terra d'ombra bruciata, una terra di Siena bruciata e una terra di Pozzuoli. Potete anche usare il cadmio medio rosso, però questi sono i colori, principali che io uso. Naturalmente, voi usate i colori che meglio preferite, o i pennelli, o ci sono varie marche, vari tipi. Questi sono i più, diciamo, non economici, ma i più adatti anche per la pittura a olio.
Una cosa volevo dire, questo metodo, il terzo metodo che io uso anche in scultura, se vi crea dei problemi, come anche il secondo metodo, il primo metodo, quello con i quadrettini, va anche bene per, la tela, quindi potete anche, creare lo schizzo con i quadrettini e poi seguire comunque, la lezione sui colori e sulle sfumature. Quindi fate voi meglio che credete, non createvi nessun problema e bene, iniziamo questa terza lezione, sempre della prima, e spero vi farà piacere e andiamo avanti. Grazie mille e andiamo avanti e cominciamo. Ho preso un'immagine, un figurativo, quindi una donna, sempre una mia modella, e la fotografia, quindi questa immagine, deve essere portata sulla tela due volte, praticamente uno a due. Dobbiamo creare due linee guida, una orizzontale e una verticale e una orizzontale, e inserire l'immagine. Quindi dobbiamo misurare l'immagine che è 18,5 moltiplicato per 2 saranno 37 centimetri. Quindi l'immagine sarà a questa portata. Siamo un po' in dentro, cioè come immagine, quindi cercheremo di centrarla il più bene possibile. Con i colori e quindi dando spazio alla profondità in questo caso. Quindi noi partiamo da 3 centimetri al lato, 3 centimetri, eccoli qua, 3 centimetri, io ho già fatto, tracciamo una linea guida e mentre dall'alto sono 26 e mezzo e quindi sarebbero 52, quindi qui arriveremo proprio quasi alla fine della tela. Lasceremo qui mezzo centimetro e faremo una linea che ho già fatto sopra, una linea guida, quindi orizzontale e verticale. Bene, si parte sempre dagli occhi, quindi iniziamo dagli occhi, creiamo un punto, quindi qui è 8 e 4, il primo occhio qui, la parte finale dell'occhio, e sarebbero 16 e 8. Vediamo un attimo, perché di qua 8 e 5, scusate, sarebbero 17. 17 centimetri, e creiamo un punto. Un altro punto lo faremo da sopra, sempre sulla parte qui, che saranno 7 centimetri e 8, moltiplicato per 2, potete usare anche la calcolatrice, 7 per 2 è 14, 8 per 2 è 16, sono 15 e 6. Quindi qui faremo il punto più importante dell'occhio, questo qui. Stessa cosa faremo la parte sinistra, destra della modella, arriveremo a 7,2, 7,7, quindi 15,4. Ecco qui, faremo un altro puntino. Stessa cosa è 7,7, quindi 15,7 sarà la stessa altezza degli occhi, perché bene o male è circa. Sono un po' spostati, ma ci siamo quasi, cioè molto centrale. Stessa cosa faremo sopra, 7 e 6, ecco qui, quindi 14, 15 e 2, ecco qua, e a questo punto faremo l'occhio. Praticamente disegneremo l'occhio,
molto leggero, mi raccomando, anche perché la matita poi verrà cancellata. Stessa cosa la parte sotto, 7 e 8, quindi 14, 15 e 6. È un po' una calcolazione. Io adesso sto calcolando circa tutti i punti fatti. Poi dovrete prendere la mano e cercare di fare meno punti possibili. Questi sono i punti più importanti, che sono la parte dell'occhio, la parte più complicata, quindi la potete anche disegnare. Qui è la metà, create anche la pupilla, quindi andate subito a disegnare la pupilla. Se non riuscite, fate sempre a punti, misurate qui la parte finale della pupilla, parte alta, trovate il punto da questa parte di nuovo e da questa parte di nuovo per trovare il punto e poi disegnate il punto qui. Il punto della pupilla. Ora dobbiamo fare anche l'occhio destro, quindi naso, bocca, facciamo tutte e tre le cose. Io adesso velocizzerò il video, però vi farò capire comunque la velocità anche dei punti. Quindi partiamo di nuovo, chiudiamo questo occhio, 7 e 4, 14, 15 e 4 e poi l'altro lo farete da solo. Eccolo qua. 5, 17, ecco qua. Vedete, io con questi occhiali ci vedo. 7 e 4, 12 e 8, ecco qua, e qua e qui ci sarà la pupilla. Qua, disegnate, molto leggero. Stessa cosa l'occhio dalla parte di qua. Ora, con lo stesso metodo, facciamo l'altro occhio, riportiamo dall'immagine alla tela, stessa cosa vale per il naso, la bocca, sempre i punti, le due linee base, orizzontale e verticale dell'immagine, fanno i punti di riferimento sulla tela. Io anche velocizzando l'immagine ho cercato di fare più punti possibili, anche per farvi vedere che più punti fate e più sarete precisi. Attenzione di non fissarvi praticamente di fare solo i punti, ma andate avanti per crearne sempre di meno. E creare una vostra immagine più a mano libera possibile.
Ecco, il disegno l'abbiamo creato ed è molto grezzo, anche perché poi, quando lo riprenderemo per mano, cancelleremo ancora di più la matita e cominceremo con il colore. L'immagine è molto precisa e vi servirà come punto di riferimento. Eccoci qua. Abbiamo terminato la terza parte della prima lezione. Spero vi sia piaciuta. Ora vi aspetto al prossimo video, lezione. Riprendiamo i disegni della prima parte, seconda parte, creando delle sfumature, dei chiariscuri, praticamente dando la vita in bianco e nero il disegno che abbiamo creato. Il prossimo video lo vedrete tra poco e spero vi farà piacere. Mentre su questa lezione uscirà il video dedicato proprio alla pittura e quindi inizieremo a creare anche qui le basi, le sfumature, dare anche qui la vita a colori e vi aspetto alla prossima lezione. Grazie mille di avermi ascoltato, spero vi sia di interesse questi miei piccoli corsi, molto brevi, però spero vi servano a qualcosa. Ciao, a presto.